Questo vitigno che abbiamo qua, chi è che l'aveva piantato? Quindi un vitigno. È un vitigno molto vecchio, piantato negli anni 60. Quindi c'ha più di 40. Mio padre ha lasciato 60 uviti. Uviti, tuo padre? Tuo padre. A mio padre, cioè. Tuo marito, cioè. Mio marito. Ecco, nel 60 più o meno l'ha piantato. No, come nel 60? Un 61. A domenica ce l'ho portato a Iruan, devo fare a casa. Quindi c'è da più da, c'è più da 48 anni, giusto? Me, ma appena ho fatto gli scavi, mi sono vinto. Gli scavi esiberi? Gli scavi che mi sa fare a casa. Ah, gli scavi delle fondazioni qui. Allora c'è un po' di vita. Sul 60 è stato messo. Ecco, prima si trovava da quella parte là, giusto? E là, dove? Si trovava proprio al muro qua, praticamente. Ha fatto e quindi il vitigno si trova in questa facciata. Poi dopodiché sottoterra è stato portato. E poi l'ho tirato. L'ha tirato e ce l'ha portato le radici. Con tutte le radici l'ha strascicato e l'ha fatto andare. Adesso si avvolge su tutto il balcone da 48 anni, giusto? E ogni anno porta sempre dell'uva. Quindi ogni anno è sempre ricco di uova. C'è nel quadro di mio padre. Sotto qua, credi che c'era qui sotto? No. Qua sotto, che c'era prima? Merda di galline. Ma qua c'erano queste galline loco. No, prima c'erano le galline qua. Ma che la benzina? Ecco, quindi sotto questo massicciato c'era una terra buona, giusto? La terra buona che ci avevano cagato con le galline. Appena fatti gli scavi, già che la testa c'è e questo vitigno chi gliel'aveva dato? Ma lui l'aveva dato. Ah, Maleno ce l'avevamo alla cota di Maleno. E la viene lì. E là, questa è la fase di spremitura. Chissà di cosa c'era la sarsa. Tutti questi chicchetti che vedete poi rimarranno in setaccio, ovviamente saranno buttati via. Chissà come le cose. Il sugo che c'è all'interno viene spremuto in modo che poi si amalgama dentro il contenitore che servirà per fare la salsa, ovviamente sul fuoco. Ah, marmellato, questo c'è marmellato. Come si chiama? Marmellato salsa? Marmellato. Questo è marmellato. O meglio chiamata come? In dialetto si chiama mostarda. Mostarda. Questo non è marmellato, c'è marmellato. Grappole buttate via. Quanta energia specialista fa questo lavoro. Ma meno un uovo sono pure mai. A fiamma media più o meno. Per circa tre quarti d'ora, un'ora. Anche un'ora e mezza, cioè. Ecco i vasetti che sono stati messi in c'era male. A cerchio e mia madre che sta leccando la bavatura di questa mostarda. È molto golosa, come me. Vede? Ci va apposta. Ecco, vedete qua, questi sono i vasetti che adesso li porremmo in magazzino come abbiamo fatto con le altre pietanze. E per quanto riguarda la mostarda abbiamo finito. E là? Ho fatto melicotto. Questo è melicotto? Io ho fatto tutto. Tutto quel lavoro per fare 2 litri e mezzo di melicotto. Ah, c'è tutto che c'è vino. Mamma mia, tutto quel lavoro per fare questa robetta qua. Ah. Una bottiglia da litro e mezzo, un'altra bottiglia da litro circa. Ma che è giusto? Quanto costa una bottiglia di questo? Però usavo un piatto e ci vuole per una bottiglia di 1 litro 20.000 litri. Usavo solo 20 euro. Per una bottiglia di 3 mesi ci vogliono 20 euro di questa. Adesso che ci fai con questa melicotto? Ci fa tutto, però con il crocetto solo 20. Poi?
E poi se mi entra la cucina, cioè... Eccolo là, il melo cotto! Come si chiama? Melicotto? Mericotto. Mericotto, sì. Meri. Beh, saluta Umusto. Abbiamo finito l'opera. Anche per quest'anno è andata, no? Era stato un po' dicevo. Lui pensa che sia stato per Natale. Sono amari ancora. Ma per Natale, penso che è Natale. Vabbè, arrivederci. Ciao. Che ti sta fricando, cara? La pecoriana. La bella pecoriana coricazza. La colina vista che morì. Cicciaruta, bella per la mattina. E stai pensando. Guarda come te la mani. Sarebbe venuto giù. Diciamo. Giù, i genti ci fanno perdere. Ci fanno perdere i genti. Ecco, sono pronti i primi filari di pepe a corno piccante che la nostra specialista ha già comunque preparato. Questo è il primo, si vede chiaramente forma intrecciata grazie ai nostri. Mettilo sul collo. Ecco qua che la nostra specialista si mette sul collo questa, come tradizione, a finitura del lavoro, questo filare di pepe. Grazie. Allora, queste sono le lumache. Ah, ma sono buone. Sono pronte nel piatto, adesso le gusteremo con tutta la sua fragranza, profumo. Non ti fanno un po' schifo mangiare le lumache con le cornette, ma... Ti rimagni, eh? Una specialità è questa qua. Questa è la specialità di settembre, subito dopo l'estate si mangiano le lumache. Ecco le lumache. Sano. Peperoncino, cipolla. Pomodori. Olio, sale. Olio, sale. Ma se ne un po' di pepe. Basilico. Basilico. Questa è la casseruola dove c'è la rimanenza. Si accompagneranno con un po' di pane e casareccio con delle frese integrali. Ecco, il sughetto te lo fai, te lo bevi tranquillamente con a sorseggi così. È buono il sughetto interno, sì? Saporito. È saporito il sughetto interno? Saporito. Buon appetito! Quindi te le mangi proprio tranquillamente, proprio come... Non ti fanno male tutte quelle, l'indigestione... Non sono pesanti, no?